Molte storie e voci che si portano nel cuore. Francesco ricorda così i cardinali e 123 vescovi deceduti nell'ultimo anno, nella messa presieduta questa mattina nella Basilica Vaticana. Commentando il Vangelo del Buon Ladrone, il Papa ricorda che il Signore ascolta la preghiera del peccatore fino alla fine, anche quando si presenta nudo davanti alla morte. L'amore di Dio, spiega il Pontefice nell'omelia, sprigiona libertà, a patto di lasciarsi incontrare dal suo sguardo senza chiudersi nel proprio egoismo. In questo modo bisogna imparare a conservare la memoria delle persone care. Signore, è vicino a noi come giudice, è vicino, compassionevole e misericordioso. In mattinata anche l'udienza ai partecipanti al terzo incontro di chiese e ospedali da campo, incontro promosso dall'Associazione Messaggeri di Pace, fondata negli anni 60 in Spagna da padre Ángel Rodríguez. Occasione per ricordare i tre principi della Chiesa in uscita: annunciare Cristo, riparare le diseguaglianze e seminare speranza. Racconta dei poveri che cercano il volto di Gesù tra gli immigrati musulmani, il Papa, degli anziani e dei bambini trattati come scarti, ma soprattutto dei tanti profughi e rifugiati provenienti dalle zone di guerra, e invita tutti a toccare negli ultimi la carne di Cristo. Tenemos la ocasión de acercarnos a ellos.